This meeting is being recorded. Eccoci, c'era anche l'eco nel vostro audio, era la vocina di Zoom che ci stava dando l'ok per partire. Ragazzi, ragazze, di nuovo buongiorno a tutti e a tutte, benvenute a una nuova esperienza online. Con PwC non è la prima, con loro ormai è partnership storica da diverso tempo. Nel caso specifico però la cosa bella è che oggi conosceremo di più e più da vicino l'audit, che è una, come dire, una delle stelline di PwC Italy, e lo faremo nel caso specifico, ve lo dicevo prima, con Annalisa Piras e con Rossana Boccomino, Senior Manager Financial Auditing Annalisa, Senior Associate Auditor Rossana, e quindi con loro scopriremo più da vicino questo ruolo e questo mondo. Mentre saluto e do il benvenuto anche a Edoardo Dossi e a Miriam Cinefra del team HR, Recruiter Edoardo, Miriam invece HR Business Partner. E quindi insomma con loro poi vedremo più da vicino le opportunità in PwC, perché ragazzi io faccio uno spoiler adesso, poi non lo ripeterò due volte: PwC ha un sacco di posizioni aperte su joiners per neolaureati e profili junior, quindi siete nel posto giusto se state cercando lavoro, se volete un'opportunità in consulenza, se state cercando poi nel caso specifico qualche bella possibilità in audit. E allora Edoardo, Miriam, lascio a voi il palco perché so che partiremo con qualche nozione sulla realtà a tutto tondo PwC, e poi ci addentreremo con Annalisa e con Rossana nel mondo audit. Perfetto, grazie mille Giuseppe. Innanzitutto ragazzi, grazie per essere qui oggi. Un po' come si anticipava Giuseppe, insomma, questa mattinata vuole essere un momento di incontro in cui insomma, andremo un po' a raccontarvi come siamo organizzati internamente, che cosa facciamo in audit, in generale in PwC, più nello specifico in audit, per poi dopo darvi anche un po' uno spaccato rispetto a quali sono le attività principali che interessano un auditor, quali sono insomma, qual è il day to day, la quotidianità ecco, dei nostri revisori insieme ad Annalisa e a Rossana. Innanzitutto comincio presentandomi. Il mio nome è Edoardo e all'interno di PwC mi occupo proprio delle attività di selezione e recruiting per la nostra linea di servizio dedicata all'audit e quindi alla revisione contabile. Sono approdato in PwC 9 giorni fa, ho fatto il primo anno qui all'interno dell'azienda. Il mio background, insomma, un background proveniente dall'ambito della psicologia e poi dopo, insomma, mi sono specializzato con un master in risorse umane. Dopo varie vicissitudini professionali, poi sono approdato proprio qui in questa grande famiglia. Qui con me oggi c'è anche Miriam, a cui passo la parola di modo che possa presentarsi anche lei. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, anch'io mi grazie Edoardo, prima di tutto, anch'io mi presento. In realtà all'interno di PwC, Edoardo, abbiamo un profilo abbastanza simile, nel senso che anche io, cioè io e Edoardo facciamo parte dello stesso team, entrambi seguiamo infatti quelli che sono proprio i team di audit. E, anche io sono qui da in realtà meno di un anno, nel senso che a ottobre farò un anno, quindi anche io sono qui da un annetto. Ho un background in ambito giuridico, sono laureata in giurisprudenza, poi però mi sono appassionata a quello che era il mondo delle risorse umane, quindi poi ho fatto un master in quest'ambito e sono arrivata qui da PwC. Poi insomma, come dice Edoardo, questo sarà, i nostri interventi saranno più mirati a introdurre un pochino quella che è la realtà di PwC e fare un cappello a quelle che poi saranno invece le testimonianze delle nostre professionals. Infatti io in realtà passerei direttamente a quello che è un quadro un pochino su. Sì, allora lascerei solo la palla direttamente a Giuseppe, facciamo giusto una domanda di icebreaking in modo che insomma iniziamo già a coinvolgere un pochino anche i nostri partecipanti. Esatto, Edoardo. Allora, ragazzi, forza, unitevi su menti.com, tanto ormai lo conoscete, lo so, non me lo ripeto, per chi invece non dovesse conoscerlo, magari per qualcuno è la prima volta. Canzionate il QR code sulla destra oppure andate su menti.com e iniziate a cliccare la pensiera sinistra. E poi vi svegliamo la domanda. Solo poi. Al momento siamo in 20, 22, 23.
Sono i tre pollicioni, li vedete in basso. Direi che possiamo partire, tanto comunque il codice rimane in alto. Allora, eccoci qui. Cosa vi aspettate da questa esperienza online? La massima sincerità. Trovare lavoro, giusto. giusto? Motivazione, soldi, mi piace, opportunità. Skill di auditor è fantastico. Capire meglio, linee guida per l'ingresso. Scoprire cose nuove. Mi piace che opportunità sta rimanendo Sì. in centro. Di tutto e di più mi sembra di capire. Capire meglio come farsi, manca Essere la assurdo. Pandora, se scoprire cose nuove, ispirazione, tips, opportunità, crescita, amicizia, stage, linee guida per l'ingresso. Consulenza, prendere conoscenze, delucidazione, insomma, dai, io posso dire una cosa che riassume un po' tutto. Siete nel posto giusto perché la maggior adesso non le ho lette tutte, sono tantissime. La maggior parte di queste richieste verranno in qualche modo esaudite durante questi 60 minuti e direi non solo questi 60 minuti perché poi se poi vi candidate con la risposta non l'avrete in questi 60 minuti, però di certo questi 60 minuti vi potranno aiutare. Non chiudete questa pagina su Menti perché tra poco vi facciamo una seconda domanda. Io invece interrompo la condivisione e torno da voi, PwC. Ok, si dovrebbe vedere, giusto? esatto. Ok, quindi insomma dopo questa prima domanda un po' più rivolta a voi ci prendiamo qualche minuto alla chat per, come stavo dicendo prima, introdurre un pochino quella che è la realtà di PwC. Siamo sicuri che molti di voi sicuramente la conosceranno già, questa è un'occasione per darvi qualche dato, qualche elemento in più per farvela conoscere meglio. Prima poi di passare la parola alle nostre professional per delle testimonianze con un taglio un pochino più personale. E infatti, beh, questa è la classica slide più con i dati relativa alla realtà di PwC. E possiamo distinguere infatti quella che è una parte un po' più global e quella che è una parte un po' più local in relazione a quelle che sono, quella che è la nostra presenza sul territorio. Vediamo che nel mondo siamo presenti in più di 150 paesi e vediamo come sono dati comunque molto, molto grandi, anche per quanto riguarda le persone che fanno parte della realtà di PwC e il numero di clienti. Dall'altro lato, invece, è una parte un po' più local, questo perché sì, il nostro è un network globale, ma noi, come diceva prima anche Giuseppe, siamo PwC Italy, ovviamente. Quindi poi chi ha un focus anche su quelli che sono i dati del nostro territorio. E vediamo che anche qui siamo tanti colleghi, siamo più di 8.000 colleghi, più di 8.500 colleghi, quasi 9.000. E siamo presenti in diverse città, siamo presenti in 28 città, quindi siamo ben distribuiti sul territorio. Questo perché, fondamentalmente, perché è interesse di PwC essere proprio fisicamente più vicino ai nostri clienti, che come vedremo anche nelle slide successive, sono sparsi su tutto il territorio. Ultimo dato, prima di andare avanti, in realtà è anche l'età media, nel senso che è un'età media molto bassa e questo secondo me rispecchia a pieno quello che è l'impegno da parte di PwC nell'investimento in quelle che sono nuove risorse, risorse giovani. Infatti, anche per quanto riguarda le insomma, diverse opportunità, come insomma, è indicato anche, come chiesto anche da voi prima nel cloud sono diverse opportunità sia per figure che sono come per posizioni di stage, quindi per coloro che sono ancora studenti o neolaureati, però comunque figure molto, molto junior.
E poi al di là di quello che è l'aspetto un po' più numerico, io vorrei spendere un paio di parole anche su quelli che sono invece aspetti un pochino più umani, ovvero quello che è la parte un po' più del nostro purpose e i nostri valori. Vedete qui, il nostro purpose è Build Trust in Society and Solve Important Problems. Cioè, cosa significa? Lo scopo di PwC e dei professional di PwC è aiutare poi i nostri clienti a riuscire a muoversi in un mondo, una realtà che ormai è molto, molto complessa ed evolvere e poi raggiungere quelli che sono gli obiettivi sperati, gli obiettivi desiderati. Oltre a quello che poi è il purpose, ci sono i nostri valori, si attiene a quella che è l'intera realtà di PwC, sono cinque. Sono abbastanza autoesplicativi in realtà, secondo me. Sono operare con integrità, fare la differenza, lavorare insieme, avere cura e reimmaginare il limite possibile. Non entrerei nel dettaglio con ognuno di essi perché appunto sono abbastanza autoesplicativi, però cosa possiamo notare? Che comunque sono tutti valori che strettamente connessi a quella che è la a come viene svolto il proprio lavoro, e quello che è il rapporto con i propri clienti, con i propri colleghi e come PwC desidera che i propri professionals svolgono il loro lavoro con passione. Tra l'altro, una specifica è che questi non sono dei valori imposti dall'alto, ma sono il frutto di una survey che è stata fatta alle persone di PwC. Quindi sono dei valori che dovrebbero essere proprio per questo decisamente autentici e rispecchiare davvero la nostra realtà. E speriamo che voi vi rispecchiate questi valori. Poi, insomma, prima abbiamo visto quello che sono il numero di persone che compongono la realtà di PwC, siamo tanti e noi siamo qui oggi per avere un focus su quella che è il servizio audit e su quella che è la figura dell'auditor. Però ovviamente PwC è una realtà molto grande, vi sono diversi professionisti con diversi background che prestano ovviamente dei servizi differenti a quelli che sono i nostri clienti. Da questo punto di vista, infatti, notiamo che in PwC ci sono 8 linee di servizio. Non c'è solo il servizio audit, quello che noi chiamiamo l'ops, quindi il line service, e sono ben 8 dell'audit, sul quale poi dopo avremo modo di concentrarci maggiormente. E poi ve ne sono altre, la parte più di advisory, quindi con advisory deals, transformation, strategy evaluation. La parte proprio di digital innovation, quindi quella parte di innovazione e trasformazione digitale, other trust solution, quindi più relativa alla parte di risk management, tax and legal, quindi nostri avvocati e commercialisti, e infine bianchi internal firm services. Questa è un po' diversa perché in questo caso, esatto, i clienti non sono all'esterno, ma i clienti di questa rossa è proprio PwC e le persone di PwC. Infatti ne facciamo parte io e Edoardo e quali membri di quelli che sono i team di HR, poi sono diversi i team che compongono questa LOS. Vediamo poi che in audit rappresenta comunque una fetta importante dell'intera popolazione. A fianco infatti c'è il grafico che va a rispecchiare un pochino quella che è la suddivisione delle diverse persone nelle varie LOS. Audit rappresenta una fetta importante della nostra popolazione, non dimentichiamoci che Audit è la net business poi fondante di PwC. E dall'altro lato, mentre questa è la parte un pochino più relativa alle persone che abbiamo visto, ora questa è la parte un po' relativa ai clienti. Lo dicevo anche prima, il motivo per cui vi sono così tante sedi è anche il fatto che lo scopo è far sì che i nostri professionisti siano più vicini ai nostri clienti e ai clienti di PwC sono sparsi su tutto il territorio. Poi questa è un'immagine senza elencarli uno a uno, sono tanti, però notiamo come vi sono alcuni esempi per i nostri clienti un po' di visiterare. Ovviamente un gran numero di clienti è concentrato nella parte un po' più a nord d'Italia. Vediamo infatti la suddivisione, quello che è Milano e Lombardia, vediamo del calibro di, ad esempio, Luxottica, Coca-Cola e anche della parte nord, della visione nord-est, nord-ovest, quella che qui clienti come
De'Longhi, Ferrero, e poi ovviamente c'è tutta l'area centrale e poi l'area più Roma e del resto del Sud Italia. Quindi poi insomma sono tanti clienti, se vedete questa slide sicuramente ci saranno diversi clienti di vostra con nomi che saranno sicuramente familiari. E poi insomma questa è la parte un po' più relativa, quello che è una panoramica un po' generale su quella che è l'intera realtà di PwC, perché è giusto avere anche una panoramica un po' più generale. Però ora io passerei la parola a Edoardo per quello che è un focus un pochino proprio sulla business audit. Assolutamente, grazie Miriam. Allora, innanzitutto qui come potete vedere questa slide può essere un organigramma di come siamo organizzati internamente. Una prima importante suddivisione da fare tra la parte di sinistra, rappresentata dall'Audit Lab e l'Audit Competency Center, e la parte di destra, rappresentata dall'Audit Industriale e dall'Audit Finanziario. La parte a sinistra va a rappresentare i nostri due delivery center. Quindi due aree nelle quali prevediamo l'ingresso di colleghi che sono all'inizio del loro percorso professionale, magari stanno per terminare il loro percorso di studi, sono quindi ragazzi che stanno per laurearsi o in procinto, insomma, di conseguire il titolo, vogliono capire se effettivamente la revisione può essere la propria tazza di tè, quindi se vogliono effettivamente costruire una carriera professionale in questo ambito, ed è proprio per questo che in queste due aree siamo soliti, insomma, inserire figure tramite dei percorsi di tirocinio, quindi percorsi di stage. Queste due aree svolgono nello specifico attività a supporto dei nostri team di revisione, quindi un'importante nota da inserire, insomma, per quanto riguarda queste due aree è il fatto che non c'è un contatto diretto con i clienti che gestiamo. Un vantaggio molto importante è che è tramite queste prime esperienze che vengono svolte proprio nel lab e nel Competency Center che molti dei nostri ragazzi, dei nostri professional, hanno la possibilità di capire e sviluppare una certa consapevolezza anche rispetto a quelli che sono i loro desiderati a livello professionale e capire anche effettivamente se, insomma, il percorso in audit è qualcosa che rientra nelle loro aspettative professionali, capire anche verso quale delle due aree indirizzarsi, se quella maggiormente dedicata ai nostri clienti industriali oppure direttamente dedicata ai nostri clienti finanziari, proprio perché durante questa esperienza di tirocinio nelle due aree dei delivery center si ha la possibilità di lavorare sia su clienti prettamente attinenti al mondo finanziario che anche al mondo industriale. Sulla parte destra invece vedete proprio l'area industriale e quella finanziaria, che insieme vanno a rappresentare il core audit, quindi dove lavorano i nostri veri e propri revisori contabili, dove si strutturano anche i team di progetto che si rapportano direttamente con le aziende clienti. Ovviamente questa distinzione tra la parte industrial e financial è stata creata sia per esigenze organizzative, ma anche perché le logiche che regolano la stesura del bilancio di un'azienda industriale rispetto ad una finanziaria sono leggermente diverse e l'ottica è proprio quella di favorire un ingresso all'interno di una delle due aree, creando uno sviluppo di carriera verticale, quindi diventando sempre più esperti nella relazione con quella determinata settorialità di clienti, sviluppando insomma la propria carriera e il proprio percorso di crescita all'interno della parte industrial oppure financial. Nel settore industriale, come potete vedere, insomma, le aziende principali sono aziende di prodotto, di servizio, operanti in ambito tech, delle telecomunicazioni, della grande distribuzione organizzata, dell'automotive, dell'entertainment, quindi tutto il comparto industriale italiano. Nella parte finanziaria, un'importante suddivisione da fare tra quella parte dell'audit financial che ha a che fare maggiormente con il mondo bancario, quindi tutti gli istituti di credito, e qui parliamo di banche, intermediari finanziari e fondi di investimento. Nella parte invece assicurativa, i nostri auditor hanno maggiormente a che fare con assicurazioni, intermediari assicurativi e real estate. Qui invece potete vedere un po' quelle che sono le nostre proposte di inserimento. Ovviamente abbiamo cercato di standardizzare, ecco, tutte le varie possibilità di ingresso rispetto a anche quelle che sono le varie sedi sparse per il territorio italiano. Quindi su ciascuna sede PwC è presente una linea di servizio audit che assume sia in apprendistato che in stage. Mentre invece per quanto riguarda il lab, l'ultima proposta che vedete, i nostri audit center e i nostri delivery center sono presenti sulle sedi di Milano, Roma e Napoli.
Nello specifico, parlando di apprendistato, l'apprendistato è attivabile sia nell'area industriale che in quella finanziaria della nostra in servizio audit, per una durata di 24 mesi, al di là del fatto che abbiate conseguito un titolo triennale oppure magistrale. I periodi di ingresso solitamente si strutturano da giugno fino ad ottobre di ciascun anno. Per quanto riguarda invece lo stage all'interno del Core Audit, prevediamo anche questa modalità di inserimento in periodi però molto specifici dell'anno, quindi sostanzialmente durante i periodi di gennaio oppure febbraio. La durata del tirocinio è un pochino inferiore rispetto a un classico tirocinio all'interno dell'area Labo, si parla di 3 mesi. In questo caso lo stage avviene all'interno proprio di quei team che si occupano delle attività di revisione a diretto contatto con i clienti. Infine, per quanto riguarda la proposta di stage all'interno del Labo, in questo caso si parla di tirocini della durata di 5-6 mesi, i periodi di ingresso li vedete proprio qui, sono settembre, novembre, marzo e maggio. Come vi dicevo, sedi di riferimento in questo caso Milano, Roma e Napoli, e ricollegandomi a quello che vi dicevo prima, quindi le attività principali che vengono svolte durante questa prima esperienza nel Labo sono attività proprio a supporto dei nostri team di revisione, in cui si opera in un ambiente un pochino più protetto, anche per capire effettivamente e sviluppare una consapevolezza anche rispetto a quello che possono essere i vostri desiderata a livello professionale. Due parole anche rispetto a quello che è uno dei nostri fiori all'occhiello nella nostra proposta lavorativa, ovvero le possibilità di sviluppo e di crescita che sono aperte all'interno della firma. Una crescita che avviene in maniera abbastanza rapida e aggiungerei io anche meritocratica, proprio grazie ad un meccanismo di performance management, quindi valutazione del vostro rendimento lavorativo molto ben rodato, molto ben strutturato, che sostanzialmente consente una crescita nel ruolo ogni 2-3 anni. Proprio perché a fronte di un iniziale eventuale periodo di tirocinio, i nostri colleghi subentrano all'interno della firma con il ruolo di associate, permangono nel ruolo per 2-3 anni, successivamente diventano senior associate, dopo altri 2-3 anni diventano manager, dopo altri 2-3 anni ancora diventano senior manager, dopodiché la strada prende una piega un pochino più specifica e personalizzata per l'individuo che porta al cammino, in questo caso un pochino più lungo e strutturato, per diventare partner. Il ruolo di director non è così presente all'interno della linea di servizio audit, quindi il salto è proprio da senior manager direttamente a partner. Chi è il partner in PwC? Potremmo un po' definirlo ironicamente il boss finale nella scalata al successo, no? Quindi quella figura che ha il più alto ruolo organizzativo all'interno dell'azienda non percepisce più nemmeno uno stipendio, ma direttamente una parte degli utili netti che vengono generati alla fine di ogni anno fiscale, proprio perché detiene una quota azionaria della società e quindi a tutti gli effetti un socio di PwC. Però, ritornando verso posizioni un pochino più raggiungibili nel breve, che sicuramente sono un po' più interessanti in questo frangente, vi raccontavo proprio di crescita ogni 2-3 anni, proprio perché il tempo di permanenza standard, che interessa circa l'80% della nostra popolazione aziendale, si attesta proprio intorno ai 3 anni. Mentre per il 20% rimanente sono previsti dei percorsi di fast track che vanno ad accorciare ancora di più il tempo di permanenza nel ruolo, velocizzando quindi il processo di crescita. Questo però a fronte dell'esibizione di una performance che si strutturi in maniera stabile e continuativa, come al di sopra delle aspettative. Un po' per riassumere, ecco, questo concetto legato allo sviluppo di carriera, dal vostro ingresso come associate fino al ruolo di manager passano 5-6 anni, dopodiché iniziate già ad avere un primo ruolo manageriale. Ovviamente la crescita può essere dettata o per anzianità di servizio, quindi ogni 3 anni, oppure per merito di performance, quindi in fast track ogni 2. Due parole anche conclusive rispetto a come vengono selezionati i nostri talenti all'interno di PwC e quindi qual è il percorso di inserimento e il percorso di selezione. Allora, una prima importante distinzione va fatta tra l'ingresso all'interno dei delivery center in stage rispetto all'ingresso all'interno del core audit, sia in apprendistato che in stage. Nel senso che all'interno del audit lab e dell'audit competency center per ingressi in tirocinio non è previsto un colloquio con un manager, un senior manager, quindi il colloquio è direttamente con il nostro team HR. Quello che vogliamo indagare soprattutto è la motivazione e la voglia di mettersi in gioco in questa prima esperienza per capire effettivamente se le aspettative reciproche siano effettivamente soddisfatte, ecco, durante questo primo incontro. Mentre invece per quanto riguarda i percorsi di assunzione all'interno del Core Audit, sia in tirocinio che in apprendistato, il percorso prevede un test online, questo è comune anche per le selezioni all'interno dell'area Lab in tirocinio, un colloquio ovviamente con le risorse umane,
un successivo colloquio tecnico direttamente con un nostro manager o un senior manager, in base all'area di riferimento che sia industriale oppure finanziaria, un eventuale colloquio con un director oppure un partner. Solitamente questo step viene svolto soprattutto all'interno delle nostre sedi sparse per il territorio italiano, un pochino meno frequente sulla sede di Milano. Infine, se il percorso si conclude positivamente sia lato vostro, perché è sicuramente importante, che anche lato nostro, avviene poi la nostra proposta di inserimento e l'ingresso in azienda. Perfetto, a questo punto lascio la parola direttamente alle colleghe Annalisa e Rossana, in modo che possano darvi anche loro un po' uno spaccato rispetto a quelle che sono le attività dei nostri revisori e in che cosa operano, ecco, quotidianamente nelle loro attività. Grazie, grazie Miriam, perché avete fatto una presentazione fantastica della nostra firma, con i numeri. Anche a me, credo anche a Ross, serve ogni tanto ripassare a livello di numerica dove siamo, quanti siamo, chi siamo, perché avete visto che comunque siamo una grande organizzazione. Giuseppe, ti rilancio un attimo, ho bisogno di un tuo assist perché volevo fare una domandina ai nostri ragazzi collegati. Arriva, arriva. Allora ragazzi, torniamo su Menti perché Annalisa, leggila tu la domanda che ci proponete. Allora, quale animale associeresti a un auditor? Vogliamo fantasia e creatività. Leone! Già più sul ricercato. Esatto. Giraffa. Chiarezza. Puma. Tigre. Falco. Gufo. Antilope. Vabbè, dai. Formica. Squalo, tigre. Pipistrello inquietante. Però servirebbe anche una spiegazione del perché sto scelto. Esatto, qua magari. Animale. Se c'è qualche coraggiosa, alla fine poi chiediamo il perché. Volpe. Cobra. Attenzione, calcone. Scimmia. Scimmia, sì, intelligenza. Tasso. Anna, comunque è quella che è proprio più... Formica la più gettonata. Esatto. Eh beh, le formiche lavorano in gruppo. Mm. Questo un po' si riallaccia, team working. Esatto. Iena. Tutti animali non domestici, tra l'altro, ragazzi, non so se avete notato. Non c'è nessun animale da compagnia, mi sembra di capire. No, esatto. Nessun gattino, niente di tranquillo, di calmo. Va bene, torniamo da voi allora. Anna, gli facciamo cambiare un po' idea. Esatto, vediamo un po'. Allora, eccoci qua. Quindi io sono Annalisa Piras, senior manager del mondo audit industriale. Vi dico solo una cosa, diciamo, direttamente personale, no? Nel senso che io sono entrata nel 2006 in questa organizzazione, poi se volete scoprire più dettagli sulla mia carriera, dove ho lavorato, con chi ho lavorato, vi aspetto qua in torre e vi racconto durante, diciamo, durante una pausa a caffè, mettiamola così. Quello che mi preme sottolineare invece è raccontarmi, presentarmi come prima di tutto sono una persona, sono una donna, sono un'amica, sono una sorella, sono una figlia e sono una professionista. Perché vi dico questo, ragazzi? Per smentire un po' quell'immagine che molto spesso si ha del mondo della consulenza, della revisione, questo mondo fatto bianco e nero, quando in realtà il nostro è un mondo colorato, fatto di colori, colori che si riflettono dove? Nelle relazioni con le persone. È vero che noi analizziamo, nel linguaggio tecnico spuntiamo bilanci, prospetti, ma quel numero non è un numero asettico, è un numero che ha una storia. Il numero che vedete in un bilancio di una società che produce, per dire, la filiera delle calzature. Dietro quel numero che cosa c'è? Ci sono tante manine sante che si mettono là a ricamare, a fare le scarpe, la tomaia, la suora, c'è una storia. Ed è questo che da lontano 2006 ad oggi, al 2024, mi tiene legata a questa organizzazione. Numeri colorati, io vedo il mondo della revisione, un mondo colorato, fatto di relazioni,
fatto di rapporti, perché noi parliamo con i nostri colleghi, impariamo dai nostri colleghi, i più giovani imparano, diciamo, dalle figure più anziane nel percorso di crescita, ma anche viceversa, perché anch'io oggi imparo tanto dalle ragazze, dalle nuove generazioni che arrivano da noi in PwC. E tutto questo perché è finalizzato appunto a trasformare questo numero asettico in un numero parlante con una storia da raccontare. Rispetto alla domanda che vi ho fatto inizialmente, no? Qual è un po' l'animale che associate insomma al revisore, all'auditor? Io quando penso, e credo anche a Rossana, insomma abbiamo un po' condiviso questa opinione, noi ci vediamo un po' come un animale mitologico, cioè l'ippogrifo. Non so quanti di voi hanno visto Harry Potter, immagino tutti perché insomma siete giovanissimi, che è fatto di due animali. Da una parte c'è un cavallo, che almeno chi fa equitazione sa che comunque è sempre un animale, come dire, elegante, un animale intelligente. Credo che mi sono frizzata a un certo punto io, Sì, ma non ti so vedono perché. tra l'altro tramite l'altra Ah, cosa. ok, Però adesso okay. ti sei Devo ripresa, ripetere. Annalisa. Mi vedevo frizzata, mi è venuto uno spasmo mentre parlavo, ma sono viva e vegeta. Quindi dicevo, l'ippogrifo metà cavallo e metà grifone, quindi il cavallo è un animale solo intelligente con il suo fascino, ma anche, come dire, il grifone, perché il grifone c'ha una vista per vedere oltre, ed è quello che noi vogliamo fare nella nostra organizzazione. Non ci fermiamo al problema che ci presentano, ma cerchiamo sempre di andare oltre. Essere un supporto, essere un consulente e non solamente un controllore, fatemi dire, un po' nella dicitura che ci viene assegnata dai nostri clienti. Prego, Ross. Grazie Anna. Approfitto anch'io come i miei colleghi prima di entrare nel vivo del nostro racconto a presentarmi un attimino e quindi permettervi di conoscerci un po' di più e far sì soprattutto che questa nostra chiacchierata possa avvicinarvi a quella che è la nostra esperienza, quindi mia di Annalisa, nel campo della revisione e comunque. E quindi per richiamare un po' quello che è il titolo del nostro incontro, farvi fare un tuffo nel mondo dell'auditor attraverso i nostri occhi e attraverso gli occhi di PwC. Sono Rossana, sono originaria della Basilicata, ma trapiantata, come magari molti anche di voi, per motivi di studio e lavoro, prima a Milano e poi a Roma. Sono mamma di Elena, che ha compiuto da poco 3 anni, e per ultimo, non perché meno importante, sono una professionista del network di PwC. E precisamente ricopro il ruolo di supervisor all'interno del Team Labo. Oggi quello che vorremmo fare io e Annalisa è cercare di rispondere sicuramente a una domanda che ciascuno di voi ha nella testa, ovvero cosa c'è e cosa potrebbe esserci per me in PwC? E vorremmo rispondere a questo quesito con alcune parole che sintetizzano il nostro percorso di crescita e per noi sono molto importanti, sono state sicuramente all'inizio del nostro percorso, ma lo sono tuttora. Innanzitutto, cosa mi viene da dire? Che PwC è un ambiente stimolante, cioè un ambiente in cui si cresce in maniera esponenziale. Non parlo solo sicuramente delle competenze tecniche, ma anche di una crescita personale. Questo perché in un contesto come quello della revisione, in PwC vi troverete sempre di fronte a nuove sfide, cioè sfide sempre diverse e molto entusiasmanti. E parlandovi di questo, ricordo a quello che è stato un po' il mio percorso professionale. Io ho iniziato la mia carriera professionale in PwC Milano come associate di team di audit fino a rivestire il ruolo di senior associate. E questi 5 anni, non lo dico perché sono collegata con voi oggi, sono sincera, sono stati gli anni lavorativi più belli perché mi sono confrontata con tantissime personalità, tantissimi professionisti, tantissimi clienti e tanti incarichi di revisione. E quindi, in due parole, ogni giorno non era mai uguale al precedente. Poi, volendo andare avanti, mi verrebbe anche da dire che PwC è accoglienza e formazione. E parlandovi di questo, penso a quello che è attualmente il mio ruolo all'interno dell'azienda, al team a cui appartengo, ovvero il Team Labo, che è un team focalizzato sulla formazione di giovani talenti, giovani revisori,
un ambiente quindi giovane che accoglie gli studenti universitari o comunque chi è in procinto di laurearsi con un grande obiettivo, che è quello della formazione. Cioè, quello che facciamo all'interno del Teen Labo è prenderci cura delle nostre persone per permettere loro poi, in futuro, quindi alla fine dell'esperienza di stage, se diciamo, qualora vogliate, di spiccare il volo nel mondo della revisione in maniera graduale, quindi in maniera accompagnata. Anna, invece, se tu dovessi pensare a quello che rappresenta PwC per te, cosa diresti? Beh, sicuramente la prima parola che abbiamo sentito citare tantissimo è il tema di fare network, quindi team non solo tra di noi. Io mondo audit lavoro con i team della Rossana. Io qua a Milano lavoro non solamente con team italiani, pensate ad esempio ad una società che ha delle sedi dislocate in Italia dove magari c'è un'altra PwC e quindi facciamo networking con altri uffici qua in Italia, ma anche all'estero. Nella mia esperienza professionale ho seguito dei gruppi multinazionali che vanno dal mondo dell'informatica al mondo del retail e ho avuto la possibilità, o meglio, PwC mi ha dato l'opportunità di poter andare all'estero, di lavorare con team esteri. E devo dire ragazzi che è una cosa fantastica perché quando tu inizi a lavorare con colleghi di altre PwC, apri anche il tuo modo di pensare, cioè anche il tuo modo di ragionare, anche con le procedure che noi impariamo, che per il network sono tutte uguali, però dai diverse sfaccettature. Magari trovi anche, insomma, la soluzione più immediata a un problema, che affrontavi in un determinato modo. E quindi, insomma, networking e team building. E crescita professionale e personale. A me quando parlo della crescita professionale, vabbè, la devo dire anche loro, posso, l'ho raccontata a Edo e alla Miri, racconto un aneddoto del lontano 2006 quando sono entrata in PwC. Voi immaginatevi, quando io mi sono laureata, era ancora il mondo in cui, insomma, il mondo degli FRS era ancora, insomma, un incipite, no? Tutta la revisione, io non avevo fatto corsi di revisione, ho fatto più di arti bocconi, ho fatto i corsi di economia e via, no? Primo giorno di audit, cliente, se non ricordo male, ero ad Assago, ok? Ero andata avanti, mi avevo la Mini Cooper, ero già sgargiante, diciamo, sportiva, super Grinta. dinamica, ero grintosa. Questo cliente fila, ok, c'era il signor che peraltro mi sembra un po' una figura mitologica, non c'è il signor, già la parola signor incute quasi, quasi timore, ma c'era il signor. Mi presento, ciao Annalisa, ok, iniziamo la mattinata, mi spiegano un po' giustamente il lavoro, cosa fa il cliente, le attività sulle quali sarei stata impegnata. Poi a un certo punto il signor mi fa: Annalisa, ok, allora abbiamo visto qua i ricavi, dobbiamo fare le quadrature, le verifiche, puoi andare su gentilmente a prendere la contabile. Io vado su, prendo la contabile e ritorno con la signora Laura. Cioè, dice: no, perché, ma mi dica dottoressa, dice, no, mi dica dottore. Cioè, io la contabile gli ho portato la persona, ragazzi, perché la contabile in realtà non avevo collegato che era la scheda contabile. Il mio primo giorno è stato così. Io che porto una persona fisica direttamente al mio responsabile. Quindi questo lo dico sempre perché è una cosa che mi fa sorridere. E che alla fine è un po' forse una summary anche di quella crescita professionale e che ti porta anche a dire: io arrivo, è normale che non sappia tutto, anzi, probabilmente non so niente. Cioè, quando faccio i colloqui di assunzione, chiedo ai ragazzi: facciamo la scrittura contabile e dare da bere, no? Sembra che metti un po' di panico, c'è sempre qualcuno che dà, uno che deve avere, però poi la vera sfida inizia qua, perché qua inizia a imparare. Iniziate a imparare facendo quel salto in più dei libri di scuola, dell'università, imparate parlando con le persone, imparate sostanzialmente nel pratico. È personale perché ovviamente è una palestra di emozioni, no? Sviluppo di. Io mi ricordo quando sono entrata, una persona magari un po' timida, un po' riservata, un po' permalosa. Poi invece alla fine sono tutte skill che vai a sviluppare, cioè capisci che magari se qualcuno ti fa un'osservazione è
qualcosa fatto per la tua crescita, non deve essere qualcosa di personale. Però fatemi dire, queste sono un po' caratteristiche che vediamo nel mondo del lavoro, ecco. Non so, Ross, se su crescita personale e professionale qualche aneddoto che ti è capitato Ma ce ne passando. sarebbero talmente tanti, Anna, che forse non sarei lì a trattenere tutti i partecipanti per ore e ore, però condivido tutto quello che hai detto, Anna. È un ambiente che ti dà tanto, ti chiede magari anche tanto, ma ti dà veramente tanto, sia come professionista che come persona. Anch'io, quando io sono entrata da laureata, pensate che il mio primo giorno di lavoro io mi sono assentata perché era il giorno in cui dovevo discutere la tesi di laurea magistrale. Quindi ho iniziato che ero una ragazzina, anch'io timidina, che non sapevo proprio cosa mi dovessi aspettare nel mondo di PwC e ragazzi, è stata un'esperienza bellissima sia all'inizio che anche adesso, tuttora, ed è una cosa che io consiglio a tutti i giovani laureati, laureandi che vorrebbero comunque intraprendere un percorso professionale nell'ambito della revisione. È una palestra a tutti gli effetti, come diceva anche Annalisa, sotto tanti punti di vista, quanto tecnici quanto di soft skills. Esatto, e poi dico, se voglio tirare un po' l'acqua al nostro mulino, dico sempre perché PwC, perché PwC, lo dico dalla mia esperienza di tanti anni trascorsi in questa società, a contatto con tante persone, dico, noi siamo un po' PwC è un biglietto da visita, nel senso che noi spaziamo, abbiamo tanti clienti che vanno dal mondo della moda, al mondo delle costruzioni, al mondo del cemento, al mondo dell'ospedale, al mondo, non so, delle telecomunicazioni. Abbiamo veramente tantissimi clienti, ed è questa la cosa bella, perché puoi spaziare, puoi imparare capacità, tecnicismi, metodologia, cross loss. Fatemi dire un cross loss, mi sembrerebbe cross loss, mi sembrerebbe sì, cross industry, cross settore. E quando sapete, noi facciamo anche delle survey con i nostri clienti, no? Noi quando facciamo l'audit, poi andiamo timidamente dal cliente e diciamo: ma sei stato contento perché hai scelto noi? È la cosa che ci dicono i nostri clienti, che siamo affidabili, siamo dei professionisti e siamo anche delle persone dinamiche. E quindi qua mi ricollego un po' anche all'animale mitologico che ho citato prima, no? Metà cavallo e metà grifone, la velocità, l'intelligenza e vedere anche oltre. Quindi diciamo che se volessi sintetizzare questa esperienza in PwC, ma anche con le parole dei nostri clienti, dei nostri colleghi, diciamo che lavorare qua è un'esperienza che ti dà tecnica, ti dà disciplina, perché è molto importante, ti insegna a lavorare anche in fretta, perché ti dà degli strumenti, ti dà una struttura per crescere, e soprattutto gli strumenti per diventare un professionista distintivo sul mercato del lavoro. Quindi questo siamo noi, soprattutto siamo fatti di persone, che questa è la cosa più bella. Assolutamente. Perfetto, grazie mille Annalisa, grazie mille Rossana, insomma, per averci un po' parlato della loro esperienza, del loro spaccato a livello professionale all'interno della firm. Qui ragazzi potete vedere già qualche annuncio che potete inquadrare con il vostro telefono per insomma, scoprire le opportunità che abbiamo. Ovviamente qui vedete degli annunci rappresentativi, nel senso che vedete l'annuncio per stage all'interno del Labo, l'annuncio come Junior Auditor all'interno del settore industriale per la nostra sede di Milano, stessa cosa per il settore dei servizi finanziari. Vi riporterà l'annuncio della sede di Milano. Sono tre annunci che abbiamo messo, diciamo, un po' a modello rispetto a quello che troverete anche ovviamente declinato per tutte le sedi, sia all'interno della nostra pagina Careers che sulla nostra pagina LinkedIn, ma anche tramite un'email che poi riceverete a valle di questo webinar che vi informerà, ecco, rispetto alle posizioni che abbiamo aperto al momento in ambito audit e sulle quali stiamo svolgendo adesso attività di selezione. Ci divertiamo con Perfetto. le domande adesso?
Procediamo con il fine, Edoardo? Procediamo. Andiamo. Allora, Dubbi, ragazzi, ovviamente voi. domande, Vai, vai, scusami, Edoardo, vai. no, chiedevo se avessero dubbi, domande, incertezze, perplessità, qualcosa che vorrebbero capire meglio anche che non abbiamo toccato durante questa presentazione. Siamo qui per voi. Sì, io ero già passato alla parte pratica, nel senso che assolutamente d'accordo con Edoardo, vi dico, potete sia scrivere questi dubbi e queste curiosità nella chat, oppure fare come ha fatto Roberto, no? Alzare la mano, così vi diamo la possibilità di attivare l'audio e quindi la domanda la fate direttamente con la vostra voce, che risulta poi tutto più coinvolgente. Allora, Roberto, parto da te. Attiva pure l'audio. Allora, innanzitutto grazie, scusate, mi sono aggiunto praticamente in corso d'opera. Tra l'altro conoscevo già la realtà di PwC perché mi sono interfacciato con la realtà di PwC forse un annetto e mezzo fa, dove ho avuto la possibilità con un colloquio comunque di, tra l'altro ha dato molto bene, di interfacciarmi. Era una posizione per quanto riguarda consulenti sull'eco bonus, è andato abbastanza bene, solo che poi ho declinato per problemi praticamente di famiglia, perché era comunque previsto un trasferimento a Milano, c'è stato un problema e ho dovuto poi declinare. L'unica cosa volevo chiedere, perché ho visto le posizioni che avete messo, volevo capire appunto se fosse solo su Milano la sede, oppure ci sono altre, cioè se sono posizioni a modello su altre sedi, oppure appunto è solo su Milano che c'è possibilità. Ecco. Allora, ti rispondo io, Roberto, assolutamente no, nel senso che abbiamo offerte attive su tutte le nostre sedi in cui svolgiamo revisione sparse per tutta l'Italia. Quindi spaziamo da Torino, Bologna, Pescara, Napoli, Roma, Ancona, abbiamo una piccola sede su Parma, abbiamo attività che vengono svolte anche nell'est, quindi Padova, Brescia, Udine, Treviso, insomma, ci sono tantissime opportunità. Ovviamente ciascuna sede, insomma, è interessata da necessità assuntive diverse, quindi sulla base delle necessità assuntive della sede prospettiamo poi degli ingressi che siano, insomma, coerenti anche con i bisogni del business. Quindi assolutamente ti rinnovo, insomma, l'invito a guardare proprio la nostra pagina LinkedIn, la nostra sezione Careers, per vedere effettivamente quelli che sono gli annunci all'attivo e ovviamente, insomma, inviare l'application a quelli che reputi più interessanti, anche più efficaci, insomma, a livello logistico da poter raggiungere, che siano anche congeniali per il tuo futuro professionale. Grazie mille, Figurati. grazie. Grazie a te, Roberto. Allora, Alessandra chiede, visto che si parlava di network, il lavoro da remoto come viene visto dalla vostra realtà? grazie. Ok. Allora, due parole rapidissime sul lavoro da remoto. PwC adotta una modalità di lavoro ibrida che prevede al massimo 3 giorni da poter effettuare gli smart working da casa alla settimana, ovviamente da concordare con il proprio responsabile di team in accordo con ovviamente le attività e i flussi di lavoro che interessano i vari periodi dell'anno. Ecco, per darvi giusto uno spaccato, ecco, rispetto ai flussi di lavoro anche che interessano un revisore, poi dopo ovviamente lascio la parola a Anna e Rossana, insomma, per completare. Diciamo, il periodo più intenso è quello che si struttura, il periodo che va da gennaio fino ad aprile barra maggio, che è il periodo di cosiddetta busy season all'interno della linea di servizio audit. Quindi il momento in cui i bilanci sono stati chiusi al 31-12 si svolgono la maggior parte delle attività di revisione, ecco, per i nostri clienti. In quel periodo ovviamente le possibilità di smart working vengono un pochino meno, ma anche perché il lavoro direttamente in presenza, la comunicazione diretta ovviamente assume una rilevanza importante anche per riuscire a portare a termine in maniera efficace ed efficiente le attività e i compiti che portano avanti i nostri auditor. Ovviamente nei mesi immediatamente successivi e precedenti a questo periodo dell'anno, ovviamente le possibilità anche di svolgere del lavoro da casa in maniera ibrida diventano molto più frequenti. Comunque, in ogni caso, regola passata da poco a tutti i nostri team audit, prevede almeno un giorno alla settimana preapprovato di smart working, e quindi da poter, insomma, utilizzare per lavorare direttamente da casa fino ad un massimo di 3, come vi dicevo in precedenza. Perfetto, ottimo. Allora, ragazzi, io passo la parola al mio collega Nicolò, con cui ci passiamo sostanzialmente il testimone, che gestirà lui questa fase di
di Q&A, eccomi. Ciao Nick. Ciao Giuseppe, ciao a tutti. Grazie, no, grazie mille per l'opportunità perché devo dire che ho avuto modo di ascoltare un po' tutta l'esperienza e devo dire che è stata davvero interessantissimo. Quindi dai, sono contento e vedo già un sacco di domande, quindi diciamo avremo sicuramente un po' di tempo da passare insieme adesso. Link vi supporterà nella fase di lettura delle domande, ovviamente come dicevo prima, possibilità sia di scrivere nella chat che di attivare, alzare la mano, poi Nick vi dà accesso al microfono. Vai pure Nick. Sì, guarda, io partirei, diciamo, vedo che c'è la mano alzata di Nicole, se non sbaglio, quindi magari vediamo se adesso potresti poter attivare l'audio. Vediamo se riusciamo a Sentite? sentire. Forte e chiaro. Mi vedete? Ti vediamo anche. Eccoci Salve, qua. buongiorno, Vai sono pure. Vitale Nicolò, piacere. Io volevo fare una domanda più che altro slash critica costruttiva, diciamo, nel senso, io da svariati mesi che mi interfaccio con la vostra piattaforma, invio svariati curriculum, però non riesco a capire effettivamente quale sia. Diciamo, quali sono le credenziali che vi occorrono? Cioè, io sono laureato in economia e ho svariate esperienze in ambito di responsabile amministrativo e anche studi di commercialisti, però attualmente non riesco a passare il primo step di iter di selezione, quindi volevo capire un attimino quali erano, diciamo, anche per crescere io, diciamo, per capire maggiormente che competenze acquisire per appunto interfacciarmi con la vostra azienda. Io parlo per la filiale di Palermo, parlo dalla Sicilia, quindi volevo capire un attimino questo, se è possibile. Perfetto, ti rispondo io Nicole. Allora, nello Nicolò, specifico, Nicolò, scusami, manca la O e pensavo ti ah, ok, chiamassi sì, forse il carattere Nicolò, ti speciale, rispondo forse io. No, sì. allora, molte volte non è. Allora, tu mi parlavi proprio della sede di Palermo, che è una sede minore di PwC, dove ovviamente necessità di assunzione ne abbiamo, ma molto molto limitate. Gli annunci, diciamo, rimangono attivi durante tutto l'anno, e quindi molte volte non è tanto una poca affinità rispetto ai requisiti richiesti per la selezione, ma può essere anche semplicemente delle logiche interne, no, che governano le selezioni in quel momento. Quindi semplicemente magari la sede in questo momento specifico. Adesso io non mi occupo nello specifico di quell'area che è l'area dell'API, dell'area peninsulare, se ne occupa un'altra collega, però comunque da questo punto di vista ci sono, diciamo, periodi dell'anno in cui si aprono le selezioni anche per queste sedi minori, periodi dell'anno invece in cui le selezioni si chiudono. Poi vabbè, gli annunci rimangono attivi, ma semplicemente per creare anche un pool di candidati, una pipeline di persone poi interessanti da poter coinvolgere anche nelle prossime tornate di assunzione. Quindi assolutamente da questo punto di vista ti dico, soprattutto perché mi parlavi della sede di Palermo, che è una sede piccola, magari può essere proprio il fatto che in questo momento non stiano ricercando figure, anche perché poi calcola che più la sede è piccola, più ci si sposta, diciamo, dalla zona del nord Italia, più anche, diciamo, i nostri tassi di retention diventano anche più alti. Quindi i colleghi solitamente sono soliti, insomma, per statistiche interne, permanere anche per un periodo molto più lungo di tempo all'interno della sede, e quindi spesso, insomma, la popolazione aziendale che caratterizza queste sedi un pochino più piccole è abbastanza stabile, ecco, semplicemente per questo motivo. Quello che ti posso invece consigliare, se hai voglia di intraprendere un'esperienza di questo tipo, è magari interfacciarti verso sedi un pochino più grandi di PwC. Ti faccio un esempio: Milano, Roma, le due principali sicuramente. Un'altra sede abbastanza grande è la nostra sede che abbiamo a Padova. Giusto per darti, ecco, qualche riferimento, comunque anche la sede di Ok. Firenze, Bologna sono delle sedi abbastanza grandi. Se hai voglia, insomma, di lanciarti anche in questa opportunità, in questa sfida, anche prevedere magari un tuo trasferimento e iniziare magari una carriera lavorativa in un'altra città d'Italia, e quindi, insomma, poter lanciarti anche in questa sfida un po' di vita e un po' professionale. Ok, va bene, grazie mille. Grazie a te. Grazie a te Nicolò. Allora, andiamo avanti, allora, sono tantissime domande in chat, magari io me ne leggo un paio così almeno poi ditemi un pochino voi chi risponda. Allora, Lorenzo ci chiede delle posizioni che avete aperto per neolaureati, quindi ecco non solo audit ma in generale,
Sono solo quelle di stage o consigliai di applicare anche per quelle junior? Questo chiedono. E poi in generale Vittorio chiede quale indirizzo di laurea dovrebbe avere un candidato ideale. Ovviamente qua dipende da tantissimi fattori, però ecco se volete rispondere un po' a queste due domande, che ho visto che sono abbastanza anche in passato, anche prima c'erano spesso. Allora, quindi la prima domanda era se un neolaureato può applicare anche quelle che sono delle figure di revisore junior e non solo stage o apprendistato, giusto? Esatto. Ok, allora in realtà sì, nel senso che non ci sono particolari limitazioni a riguardo. Quello è sicuramente molto connesso anche oltre a quello che è il momento accademico, quindi solitamente chi è al termine del proprio percorso di laurea, magari è più probabile che inizi con un'esperienza di stage anche più compatibile con quella che è la conclusione del percorso accademico, per poi eventualmente poi proseguire dopo l'esperienza di stage. Mentre se si tratta di un neolaureato, assolutamente può candidarsi a quella che è la posizione anche di revisore junior e non solamente stage. Comunque è da considerare che noi quando guardiamo le candidature, magari vediamo che è un profilo in linea con magari quella che è la figura di revisore junior, anche se si è candidato per lo stage, nel caso in cui sono delle figure, delle posizioni aperte. Comunque siamo stessi noi magari a chiamare il candidato, la prima chiamata conoscitiva e eventualmente indirizzarlo verso quella che è la posizione. Ovviamente non, se vi candidate a quella che è la posizione di stage, non siete automaticamente rinunciato ad altre posizioni, anche in fase di selezione, nel momento in cui magari abbiamo modo di conoscere un pochino meglio il candidato, siamo anche noi che cerchiamo di reindirizzarlo verso qualcosa che è più in linea con il suo percorso, il suo profilo generale. Spero sia una Sì. risposta abbastanza completa. Sì. Poi Quindi l'altra diciamo. che c'era, che Esatto. altro di laurea, giusto? Esatto, quindi qua diciamo Vittorio chiedeva quale indirizzo di laurea dovrebbe avere un candidato ideale. Questa era la domanda esatta. Allora, ovviamente laurea si tratta sempre di economia, cioè su questo non c'è dubbio. Poi in realtà diciamo che quelle che sono magari gli esami principali o più rilevanti, perché alla fine se si tratta di uno studente di un neolaureato, che è un'esperienza, sono gli esami, quelli che contano principalmente. Quindi quelli che sono gli esami più importanti, gli esami principali, sono presenti tutti i corsi di economia. Poi è ovvio che una maggior distinzione vale nel caso in cui si sceglie fin da subito di perseguire un percorso più specifico in ambito industriale o finanziario. Poi in quel caso ovviamente ci sono dei corsi di laurea orientati verso di più uno o l'altro settore e quindi ovviamente quello sicuramente incide. Fermo restando che ovviamente quello che fa la differenza è il candidato, quindi quello che è proprio la persona che nel concreto sta svolgendo l'iter di selezione, che può essere comunque ugualmente valido anche se magari ha un interessato all'ambito finanziario, ha avuto un percorso leggermente più lento verso l'industriale. Più è specifico il percorso e più è vicino a quello che è il settore specifico per il quale ci si candida, meglio è ovviamente, perché si è avvantaggiati avendo fatto un percorso già in linea. E poi dipende anche, ad esempio, da quale team, a quale team si è maggiormente interessati. Ad esempio, prima abbiamo presentato anche quelli che sono i team di Audit Core, quindi Audit Lab e Competence Center. In quel caso, come spiegava prima Edoardo, l'abbia modo di affrontare quelle che approcciarsi con quelle che sono le attività che caratterizzano entrambi i mondi. Quindi anche quello può essere un modo, magari se non siamo ancora delle idee chiare, iniziare da uno di questi due team a cui siano un po' più di contezza di entrambi i mondi, quindi non solo in riferimento all'ambito accademico, ma anche proprio con un'effettiva esperienza, magari di stage, e poi quello può rappresentare una solida base per poi proseguire in uno degli altri team di audit industriale finanziario, quindi eventualmente anche completando quello che è il percorso di laurea in tal senso. Sì, Grazie mille Mirella. per...
Mi rilascio proprio brevemente alla domanda, giusto anche per darmi uno spaccato sulla parte di Core Audit, spiegare anche un pochino il motivo perché richiediamo lauree principalmente in ambito economico, un'attività che viene caldamente consigliata a partire dal primo anno dall'ingresso è proprio la proposta di iscriversi a tutto quel percorso formativo che porta poi a sostenere l'esame di Stato per diventare a tutti gli effetti revisore legale dei conti. Per questo motivo, ovviamente, sulla base del fatto che si tratta proprio di un esame di Stato e si viene iscritti a tutti gli effetti all'interno di un albo professionale, esistono tutta una serie di lauree specifiche, di percorsi di laurea specifici che portano al conseguimento di questo titolo, che altrimenti non è attivabile, se si hanno, insomma, percorsi di laurea magari affini, ma non propriamente incentrati su queste specifiche, lauree. Comunque, per darvi uno spaccato, ecco, rispetto alle lauree principali, ecco, che permettono l'accesso a questi corsi e che, sulle quali solitamente, insomma, effettuiamo processi di selezione, si parla di lauree in economia aziendale, economia e management, economia e controllo di gestione, per la parte invece della più finanziaria, magari economia degli intermediari finanziari, economia e finanza, international finance, corporate finance. Quindi tutta quella serie di lauree che attingono alla sfera economico-finanziaria di praticamente tutti gli atenei d'Italia sono ovviamente abilitanti poi anche la professione di auditor e di revisore. Posso, Edo e Nicolò, se posso, perché ho letto due domande, rispondo un po' più col cappello Assolutamente sì. Bravissimo. come senior manager. Ho letto alcune domande che mi hanno un po' incuriosito. Qualcuno appunto di voi chiedeva se c'è la possibilità di essere assunti dopo aver superato i 30 anni. Credo, guardo anche le nostre persone HR, non credo che sia una strada da noi percorsa, ma non tanto per il candidato, fatemi dire per noi come PwC che abbiamo degli schemi rigidi, ma tanto per il candidato, perché considerate che comunque da noi qua a 30 anni, cioè la persona diventa un manager, segue un percorso di crescita. Chi arriva, che ha un'età superiore ai 30 anni, ancora 40 anni, si ritroverebbe a lavorare, fatemi dire, con ragazzi di 23 anni. Quindi sarebbe, fatemi dire, proprio per il candidato un'esperienza non motivante, non entusiasmante. Sicuramente mi aspetto che una persona che comunque abbia superato i 30 anni, in questi 30 anni, almeno dai 18 in poi, dai 20 in poi, abbia avuto altre esperienze lavorative. Quindi questo ci tenevo a dirlo proprio come un cappello proprio da senior manager, previo considerazione, diciamo, delle nostre policy HR. Ripeto, perché io ho sempre incentrata nel mio percorso di carriera la persona tutto tondo. Un'altra domanda che mi ha incuriosito è: cos'è necessario per essere assunti, al di là, insomma, della tecnica laurea, mica laurea? Io dico questo, due parole: essere curiosi e avere voglia di imparare. Questo per me è il must. Grazie mille. Assolutamente. No, Grazie. adesso concordiamo. No, no, assolutamente. Ora, io non vorrei abusare del vostro tempo. Ora, magari facciamo fare giusto la domanda a Sara, che alzato la mano già da un pochino, e poi ovviamente vi lascerei andare. Ovviamente poi se volete, leggete altre domande a cui volete rispondere volentieri. Quindi Sara, io ti do la possibilità di poter attivare il microfono, quindi adesso dovresti poter parlare. Eccoti, ti vediamo anche. Ciao, Ciao Sara. buongiorno e grazie per l'opportunità prima di tutto. Volevo capire una cosa, io sono un paio di mesi che mando ad esempio candidature a delle vostre opportunità di lavoro, sia per quanto riguarda stage, sia per quanto magari riguarda figure junior, però non ho risposte né in positivo né in negativo. Volevo capire, per arrivare a un colloquio effettivo, come si deve procedere? Ok, grazie Sara per la domanda. Allora, mi ricollego un po' anche a quello che dicevo Nicolò in precedenza. Può essere che molte volte il non feedback derivi dal fatto che magari la sede in quel momento è interessata da praticamente
particolare, hiring freeze, magari viene richiesto anche da figure manageriali un pochino più in alto di noi di mettere un attimo uno stop alle assunzioni. Ovviamente, essendo la nostra società di consulenza, lavora molto in termini assuntivi anche sulla base di eventuali clienti che vengono acquisiti nel corso dell'anno, magari vengono ceduti ad altre sedi. Insomma, ci sono tutta questa serie di logiche che vanno un pochino a influenzare anche quelli che sono i nostri processi di selezione. E quindi magari ci sono dei momenti nei quali preferiamo magari non dare subito una risposta al candidato, semplicemente perché in quel momento non sappiamo bene come muoverci, quindi non sappiamo bene magari a livello temporale che span temporale dargli anche per un possibile ingresso, quale sia la modalità contrattuale migliore da proporgli. Insomma, ci sono tutta questa serie di logiche che soprattutto, diciamo, interessano, come vi dicevo in precedenza, soprattutto le nostre sedi minori, ovviamente, avendo una popolazione aziendale un pochino più ridotta, avendo necessità assuntive generalmente minori, ovviamente sono molto, molto più impattate anche da questa serie di logiche. Quindi, magari rallentare il flusso di assunzioni sulla nostra sede di Milano vuol dire ovviamente continuare magari ad assumere, ma ad un ratio un pochino più ridotto, ad un ritmo un pochino più ridotto. Rallentare per esempio le possibilità di assunzione su una sede minore, può essere, non lo so, Palermo oppure Bari, ovviamente vuol dire magari dare uno stop momentaneo alle assunzioni in toto. E quindi sulla base di questo è anche per questo motivo che magari alcune volte il responso non vi arriva subito, ecco, però si cerca per quanto più possibile poi di farvi avere un riscontro, ecco, da questo punto di vista. Sara ci ringrazia in chat. Io guarda, non so se voi avete tempo ancora un paio di minuti per rispondere a qualche domanda, oppure diciamo se ci Di dovete. domande alle quali in realtà volevo rispondere, se posso al volo, Vai, però poi assolutamente sì. provo a rispondere. Ovvero, allora ce n'era una dove qualcuno chiedeva se ci sono delle posizioni aperte anche a chi ha conseguito soltanto la laurea triennale. Allora, in realtà sì, certo, nel senso che abbiamo una differenza sicuramente fra quelli che sono magari le diverse posizioni, nel senso che ovviamente sono parametri leggermente diversi a seconda del team o della posizione di stage o quella che è il revisore junior, quindi in realtà dipende. Sicuramente quello che viene valutato è il profilo, quindi questo non, avere solo la laurea triennale non deve essere un limite al candidarsi. Da questo punto di vista, io consiglio sempre di candidarsi, poi saremo noi eventualmente a fare le nostre valutazioni. E anche se dovesse non risultare in linea con quella specifica posizione, magari siamo stessi noi a reindirizzare verso invece quella che è una posizione più in linea. Sicuramente almeno quella che è la laurea, almeno quella che è la laurea triennale, è richiesta nel caso in cui si vogliono ricoprire determinate posizioni come il revisore junior. Diverso però è il caso in cui si tratta di una posizione di stage. In quel caso noi attiviamo di stage anche chi ad esempio al terzo anno di triennale, quindi magari il prossimo, quello che è la laurea, si trova alla fine del proprio percorso accademico. In questo caso assolutamente è possibile candidarsi e anzi vi invito a farlo. Poi insomma sarà in sede anche di chiamata conoscitiva che sarà possibile smarcare eventuali ulteriori dubbi e capire se effettivamente il profilo risulta in linea o meno. Quella che consideriamo è un po' quello che è il momento accademico, ma anche la maturità e la preparazione del singolo candidato, anche quello fa sicuramente la differenza. E poi avevo visto solo un'altra domanda dove si chiedeva dove era possibile vedere in realtà quando erano aperte le diverse posizioni. Una domanda del genere avevo letto da qualche parte. Anche a me, anche questo mi interessava rispondere perché se Edoardo, correggimi se sbaglio, ma sulle nostre posizioni, sul nostro sito, non è indicata per ogni posizione quando sono effettivamente aperte. Quindi in realtà io consiglio sempre di candidarsi se siamo in un momento vicino a quello che è un momento di ricerca attiva e di selezione, noi o i nostri colleghi, a seconda dell'area, comunque cerchiamo di chiamare i candidati. Se non ricevete una risposta affermativa, ma neanche negativa, probabilmente è perché in quel momento non sono attive le selezioni, ma probabilmente sì, si possono aprire dopo poco. Mentre invece magari sono momenti un pochino più standardizzati sulla sede di Milano. Ed è per questo infatti che anche lo specchietto che avevamo presentato nelle slide di prima riguarda la sede di Milano. E possiamo ripetere brevemente quali sono i prossimi momenti di inserimento.
noi abbiamo visto che nei team di Auditcore, apprendistato nel periodo, quindi da ottobre più o meno, le posizioni di stage sempre in Auditcore, invece più da gennaio e febbraio, quindi sono ancora un pochino distanti. Mentre nell'Audit Lavo sono proprio a novembre, il prossimo mese di inserimento per le posizioni di stage, e sono aperte in realtà non nella presente QR code, ma sono presente poi sia nel Team Lavo che nel Team Competence Center. Sono aperte le posizioni per revisore junior, insomma, adesso sono aperta la ricerca, insomma, e prevediamo degli inserimenti. Come revisore junior anche nel lavoro del competenze che è già da ottobre-novembre, quindi ci sono diverse posizioni aperte già nel breve periodo. Questo giusto per fare un recap di quelle aperte su Milano, che insomma sono anche quelle un po' più numerose. Grazie mille. Guarda, io diciamo, chiedimi, Scusami, no, no, Anna. questa domanda: lavoro per un'azienda cliente, chiedermi se sarebbe possibile essere assunti da voi? Ovvio che sì, se ci sono i Certo, requisiti, certo. Così assolutamente. come qualcuno ha chiesto se c'era la possibilità di fare l'esperienza all'estero, sì, ovviamente Sì. anche qua dei requisiti, c'è un tema di Esatto. meritocrazia, di anzianità e si può fare con l'exchanger di Allora, ci qualcuno. sono diverse possibilità di esperienza all'estero, solitamente si attivano dal ruolo di senior associate in su. La logica qual è, ragazzi? È un po' quella di andare a fare un'esperienza in una PwC estera, non essendo, passatemi un po' il termine, un peso formativo, ma portando un valore aggiunto. Quindi una visione un po' nuova, alternativa anche delle attività che vengono svolte qui. Come si fa ad essere questo valore aggiunto? Ovviamente avendo maturato una certa esperienza già nella nostra sede italiana, e andando ovviamente portando magari una visione innovativa rispetto ai processi che vengono svolti qui e le attività che vengono portate avanti. Le possibilità di trasferta all'estero sono diverse, si può optare per uno short assignment, quindi un'attività di 2 o 3 mesi, proprio una trasferta molto rapida dedicata magari a un progetto specifico che viene portato avanti, per la quale è richiesta una particolare expertise che è posseduta proprio dalla persona, dal collega PwC italiano, magari che si trasferisce verso la sede estera. Ci sono poi invece dei long secondment, quindi dei periodi di permanenza all'estero più lunghi, partono dai 6 mesi fino se non sbaglio, l'anno, i 2 anni, comunque insomma un periodo di permanenza abbastanza prolungato. Dopodiché l'ultima possibilità invece è quella di un trasferimento in toto, quindi sostanzialmente si decide ovviamente in accordo con la PwC italiana e sulla base di una necessità assuntiva della PwC estera di trasferirsi all'estero per lavorare e diventare a tutti gli effetti parte dell'organico della PwC estera di destinazione, quindi iniziando insomma una nuova vita professionale e anche privata direttamente nel paese insomma di arrivo. Ok, allora qui ovviamente continuano ad arrivare domande. Io diciamo mi auguro che ci saranno sicuramente altre occasioni in futuro per riorganizzare una diretta di questo tipo. Io però appunto non vorrei troppo abusare la gentilezza degli speaker di oggi. Io ringrazio davvero tutti i partecipanti, ringrazio ovviamente gli speaker e in bocca al lupo a tutti i ragazzi e le ragazze che ci hanno ascoltato oggi per il loro brillante futuro. E niente, grazie ancora a tutto il team di PwC per questa opportunità e alla prossima. Nicolò, posso solo una domanda Assolutamente. io, giustamente perché faccio le domande ai nostri partecipanti. Noi abbiamo esordito questo meeting con una domanda che era: cosa vi aspettate da questo Questo meeting. meeting? Non possiamo ascoltare tutte le risposte, ma almeno per alzata di mano se abbiamo esaudito in parte le vostre aspettative. Sì, diciamo, Quindi potete sia posso scrivere in chat sia mettere utilizzare le la voce. reazioni o la mano. In ogni caso, appena uscirete da qui, verrete tutti Ah. indirizzati su un form nel quale potete comunque dare un vostro feedback. Quindi, diciamo, anche questo magari può agevolare se c'è appunto qualche feedback, siamo molto, molto contenti. Non so, perché tutti quelli che sono da mobile non è così facile premere sulla reazione. Quindi non so adesso se. Sono un po' boomer, quindi dico, boh, alzo le mani così, però ovviamente vedo le persone qua. No, era semplicemente, Nicolò, per chiudere, perché abbiamo iniziato con una domanda e ci tenevo comunque a ricordare ai partecipanti che non ci siamo dimenticati della domanda che abbiamo fatto, ecco. No, grazie, grazie mille, Anna. Allora, grazie,
Grazie di tutto. Appunto, come dicevo, adesso uscendo potrete essere tutti indirizzati su una pagina di form e poi potete scrivere sicuramente appunto tutti i vari feedback poi li dirigeremo al team, così che sicuramente possono diciamo, fare le loro considerazioni. Grazie ancora a tutti e niente, buona giornata. Ciao a tutti. Grazie a voi per averci ospitato e una buona giornata a tutti. Grazie a Grazie mille. tutti. Buona giornata.